Ciao, sono Paolo Capriotti, preparatore atletico e fondatore di OCR Training Lab. Oggi parleremo di recupero. Il recupero è un fattore molto importante sia ai fini dell'allenamento che ai fini della performance. Purtroppo però viene molto spesso sottovalutato. In questo video voglio parlarti di tre aspetti che possono migliorare il tuo recupero e di conseguenza i tuoi risultati. Uno dei fattori più importanti per il nostro recupero è sicuramente l'alimentazione. Benché soggettiva, varia da individuo a individuo e anche in base alla disciplina praticata, avere una programmazione alimentare, soprattutto per il post-allenamento, è fondamentale per velocizzare la risintesi del glicogeno e la ricostruzione muscolare. Per questo è importante andare a integrare con carboidrati, proteine, liquidi e soprattutto elettroliti per velocizzare tutto quello che è il processo di recupero. Purtroppo non è sempre così, soprattutto soggetti che seguono delle diete ipocaloriche o hanno delle restrizioni alimentari tendono a limitare l'introito di calorie e soprattutto di carboidrati, andando a rallentare il processo di recupero. Altro aspetto chiave per il nostro recupero è quello del riposo. A livello scientifico si consiglia di dormire dalle 7 alle 9 ore ogni sera. Non è sempre facile, non tutti riescono e questo va a limitare proprio il nostro recupero. Molti atleti professionisti tendono a dormire anche più di 10 ore ogni notte, questo proprio per favorire i loro processi di recupero. Un'altra pratica utile ai fini del riposo è quella del cosiddetto power nap o riposo pomeridiano. Diverse ricerche scientifiche hanno evidenziato come riposare dai 20 ai 30 minuti successivamente dopo pranzo porta a notevoli benefici in termini di riposo e di recupero. L'ultima pratica che ti consiglio è quella del massaggio. Un massaggio muscolare ci permette di rilassare la muscolatura e ossigenare i tessuti, permettendoci di velocizzare il nostro recupero. Ovviamente esistono diversi tipi di massaggi, dall'automassaggio manuale, che possiamo fare con le nostre mani, a massaggi attraverso dei supporti esterni, come ad esempio l'utilizzo di un foam roller o di una pistola massaggiante. Ovviamente ogni pratica andrà a stimolare il nostro corpo in maniera diversa. Nelle situazioni dove la muscolatura è molto affaticata, dopo una gara, dopo un periodo di carico intenso, consiglio di affidarsi a un professionista. Un bravo massaggiatore saprà come scaricare la muscolatura e permetterci di recuperare in maniera più rapida possibile. Troppo spesso ci si focalizza esclusivamente sull'allenamento, senza prendere in considerazione il recupero, e molto spesso questo non ci permette di progredire. Ti consiglio di focalizzarti anche sugli aspetti di cui ti ho appena parlato. Sono sicuro che dei piccoli cambiamenti porteranno dei grandi risultati. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!